cari amici di YouTube. No, cioè? Fallo, dai, così. Allora, cari amici della diretta, cari amici di YouTube, abbiamo Paolini qui dietro, che sta dietro a rompere le palle, però comunque, io allora stasera, caro Paolini, allora io stasera vorrei, oggi vi parlo di un argomento che è un argomento simbolico, perché io stasera vorrei aprire una nuova rubrica. Mm-hmm. Che però riprenderò l'anno prossimo per la nuova stagione di Chiamate Figline. Chiaramente non la continuo adesso perché è finita la stagione, ma siamo alla penultima puntata, quindi io faccio questa puntata simbolica di apertura, un po' una puntata zero, diciamo, su un argomento ben preciso, che si intitola I marziani di Orson Welles. Chiaramente questa puntata zero, questa argomento di presentazione sarà appunto un overture, una puntata, appunto un argomento simbolico, come ho detto, perché per aprire questa nuova rubrica. La nuova rubrica, che appunto riprenderò l'anno prossimo, si intitola I fatti più inquietanti dello spettacolo. Io quest'anno ce l'ho un po' con i fatti inquietanti, con le morti nel film, perché sono aspetti che nessuno analizza. È vero. Allora, come un po' tutti sanno, io avevo già portato questo argomento tempo fa, però ho fatto a scagazzo, vorrei farlo per bene. Chi non ha visto appunto La guerra dei mondi di Spielberg, chi non ha mai visto La guerra dei mondi, quello forse è un po' più raro vederlo, ma La guerra dei mondi degli anni 50, magari io ho letto anche il romanzo di Wells, non di Wells, sì, infatti all'inizio credevo, esatto, e senza la E. Ho letto anche il romanzo, però io stasera vorrei concentrarmi non tanto sul film, sul romanzo, eccetera. Vorrei concentrarmi su quella dannata trasmissione del 30 ottobre del 1938, in cui un ragazzo di Orson Welles, che all'epoca aveva la mia età, 23 anni, spaventò praticamente tutta America quasi. E chiaramente questa cosa è passata alla storia, ma non tutti la conoscono nel dettaglio. Io infatti vorrei parlare di questo fatto. Al 30 ottobre del 1938, quindi la radio è un'invenzione che ormai esiste da qualche anno negli Stati Uniti, chiaramente. Qui chiaramente non avrebbe fatto paura a nessuno. C'era già Radio Valdarno. C'era già Radio Valdarno, sì. C'era già Radio Valdarno, ma c'era una radio in tutto, sì, in tutta Italia, quindi l'ascoltava solo chi la faceva. E comunque negli Stati Uniti la radio era un mezzo che a fine degli anni 30 era molto, cioè nel senso molti ascoltatori avevano la radio. E Orson Welles annuncia la nuova puntata del Mercury's Theater on the Air, ovvero un programma incentrato su storie dell'orrore, storie della paura, che tutte, ogni tot di tempo era un programma che veniva appunto fatto da Orson Welles e collaboratori, in cui parlavano di varie storie, raccontavano varie storie. Ti devo raccontare un'altra rara storia! Quel maledetto giorno, 30 ottobre, toccava proprio alla Guerra dei Mondi di Welles, scrittore appunto di fine 800 e anche 900, chiaramente. Alle ore 20, quindi inizia il programma, e sentiamo le prime note di un programma musicale. A un certo punto irruppe la voce di un annunciatore.
che dice: signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino dell'Intercontinental Radio News. Alle 7.40, ora centrale, il professor Farrell, dall'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rivelato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità. Dopo questo annuncio iniziale riprende la trasmissione di musica. Ora, la musica, tranquilla, così. E viene interrotta nuovamente da un annunciatore. Il terreno è coperto di frammenti di un albero che l'oggetto ha investito toccando terra. Ciò che può vedere dell'oggetto, e poi insomma si sente questo annunciatore che parla e non parla, è un po' confuso. Questo oggetto assomiglia molto a un meteorite, dice, o almeno ai meteoriti che ho visto prima d'ora. Sembra piuttosto grosso, un grosso cilindro, e diventa quindi evidente che non si tratta di un oggetto naturale, ma di un manufatto, di un qualcosa di artificiale praticamente. Continua la musica e questo annunciatore alla fine ritorna varie volte in continuazione con vari annunci, news, bollettini nuovi. E a un certo punto, dopo altra musica, quindi si tratta di una musica che viene intervallata da questo annunciatore che spiega i fatti come vengono, appunto, come si stanno svolgendo praticamente. Torna questo annunciatore dopo varie interruzioni della musica. Un momento, sta accadendo qualcosa, signore e signori, è terrificante. L'estremità dell'oggetto comincia a muoversi, la sommità ha cominciato a ruotare come se fosse avvitata e la cosa deve essere vuota all'interno. Chiaramente sta succedendo qualcosa. Ritorna la musica, poi alla fine la musica scompare e ritorna questo annunciatore terrificato, appunto, in uno stato quasi di shock, e dice: signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasioni proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito di tutti i tempi. E dopo la narrazione continua, però continua narrando appunto la vicenda che viene anche narrata da Wells nel romanzo, con la disfatta finale e l'epilogo inaspettato in cui i marziani vengono sconfitti. Magari chi ha visto il film può rendersene conto, certo. Però ecco, io vi ho raccontato questa cosa, però cos'è successo realmente quella sera? Io non voglio parlarvi tanto del fatto, perché poi alla fine tutti un po' conoscono questo fatto, per chi non lo conoscesse basta andare su Wikipedia o qualunque e conoscerlo. Ma io voglio concentrarmi: cos'è successo quella sera, perché le persone hanno avuto così paura, perché un programma che tra l'altro è stato anche annunciato, Orson Welles il 30 ottobre annunciò che stasera si parlava della guerra dei mondi. Non è che lui ha voluto fare uno scherzo, non è che lui che ha preso i microfoni è venuto in studio come si potrebbe fare noi, abbiamo attivato i microfoni e cominciamo a parlare di uno sbarco. Non ha fatto così. Lui ha presentato il programma dicendo che stasera comunque si parlava di questa storia. Noi facciamo di peggio. Noi diciamo che è morto il Papa, che comunque facciamo molto peggio. Ecco, è successo che la guerra dei mondi, appunto, nonostante il fatto sia stata annunciata da Wells, anche se solo all'inizio, quindi chiaramente lui l'ha annunciata all'inizio, prima che iniziasse, mi sembra logico. Gli ascoltatori collegatisi successivamente, quindi quelli che non si erano collegati sin dall'inizio, chiaramente erano inconsapevoli di quello che stesse succedendo. E quindi hanno preso un po' il programma per vero. Però a parte loro, a parte questi ascoltatori, ma anche quelli che ascoltavano dall'inizio hanno avuto paura. Ma allora perché? Come si può spiegare una cosa del genere? Oggi
a noi può sembrarci una vicenda un po' sciocca, no? Oggi noi nessuno avrebbe paura, cioè, cazzo, oddio, uno che parla... però c'è da dire che siamo nel 1938, quindi ora io vi invito a, sì, nel senso, a immedesimarsi un po' in quell'epoca, e invito tutti a rendersi conto. Allora, non esistevano televisioni, non esistevano siti web, tantomeno le app. Dire. Chiaramente il giornale usciva il giorno dopo, quindi voi immaginate di essere davanti ad un apparecchio radiofonico e di sentire una trasmissione del genere, verisimile, ben recitata e beh, è molto realistica, resa molto realistica. Ora, anche se gli ascoltatori sapevano benissimo che si trattava di una, appunto di una trasmissione, perché Wells, come ho già detto, aveva presentato questa trasmissione dicendo che stasera si parlava della guerra dei mondi, però le persone non sapevano in che modo venisse raccontata, cioè veniva raccontata la guerra dei mondi. Loro si aspettavano che veniva raccontata come una fiction, cioè come un radiodramma, si può dire, una sorta di telenovela, una sorta di fiction per radio, come veniva come veniva fatto da sempre. Invece Wells che cosa ha fatto? Lui ha mandato questo programma musicale e ha raccontato la storia dal punto di vista di un come un falso documentario, chiameremo noi oggi. Avete presente i film falsi documentari? Sì, no? Esatto. Più o meno lui ha introdotto lo stile del falso documentario, ed è per questo che ha spaventato tutti. Quindi è questo il motivo. Non è che all'epoca le persone erano fuori di testa. E chiaramente, sentendo e basta, senza vedere, perché tanto alla fine vedere quello che sta accadendo realmente ci rende più rassicurati, no? Perché alla fine, se noi sentiamo e basta, non siamo sicuri come nel vedere. E quindi le persone, in un certo senso, hanno avuto molta, molta paura per questo motivo. E quindi Wells poi alla fine gli è tornata comodo la situazione, certo, del genere, perché lo ha lanciato nell'albo dei grandi famosi. Poi noi da anziani sappiamo cos'è successo dopo Wells, sì, insomma, è il quarto potere, una grandissima carriera. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento alla applauso qui, alla cosa, al proseguimento della rubrica, che riprenderò a settembre praticamente, sì. A questo punto, bravo Luca, eh.